Ciao amici di Braccio Ancora, siamo arrivati a Monte San Savino, o meglio, ho portato Paola a Monte San Savino, ha detto che dovevamo venire qui oggi perché avevamo da fare, perché c'era una situazione figa da farvi vedere. Dove stiamo andando? Ti devo far conoscere Aldo, Michele. E chi sarebbe Aldo? Aldo è un mio collega molto speciale. Mi devo preoccupare. Sì. Oh ragazzi, questa è la porta d'ingresso di Monte San Savino, quindi momento cultura finito. Comunque ragazzi, da ste parti, in questi paesini, si mangia bene. Ndo cogli cogli, mangi bene. Sì, ma se cogli Aldo, com'era? Questa, lo diciamo che era preparata o no? Diciamolo, Era preparata, era perché era preparata. preparatissimo. Qualcosa mi dice che siamo arrivati. Qualcosa mi dice che siamo proprio arrivati. Ma tu ce l'hai amici che non sanno cucinare? Qualcuno, ma L'hai fatto fuori? sì. Le delizie di Aldo, la porchetta di Aldo, la figlia di Aldo, il figlio di Aldo, i premi di Aldo, gli articoli su Aldo, i fan vestiti di bianco che si fanno la foto con Aldo, l'amico intellettuale di Aldo. L'abbiamo trovato, signori e signori. Ecco Aldo! Eccolo! Aldo, io te volevo dire una cosa. Io ci sono venuto da Roma, perché tu sei famoso in tutto il mondo. Cala, cala. Adesso, caro Aldo, tu ci fai trascorrere una giornata nel tuo regno. Ah, come no, ben volentieri. E mi spieghi perché Paola è innamorata di te, ok? Voglio ciccia buona. Questa è tutta carne chianina. IGP, allevata nella nostra Valdichiana, alimentazione tutta foraggio. Qual è il tuo taglio preferito? Taglio preferito? Io sono un grande amante del bollito, però logicamente quando si parla di bistecche, come vi farò vedere, cioè, è un bel bisteccone, me lo faccio sempre. C'ho una curiosità, là c'hai una foto con uno vestito di bianco, credo sia un tuo fan, no? Sì. Che vestiti avete detto? Di che avete parlato? De Angus Argentino? Di che avete parlato? No, sempre di Chianina, Ah, De Chianina hai sempre parlato? di Chianina con lui. Aldo, allora, la prima tappa è questa macelleria, molto carina, ma poi, siccome tu sei anche molto bravo a fare la porchetta, hai deciso di aprire un posticino proprio accanto alla macelleria, specializzato In salumi e porchetta. in... Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Dai, va. La macelleria di Aldo e le delizie di Aldo. 3 metri. Buongiorno, le delizie di Aldo. Salve. Buongiorno, salve. Buongiorno. Lei è la giovane stagista, vero? Buongiorno. Buongiorno, giovane stagista. Salve. Salve. La moglie di Aldo, La moglie di giusto? Aldo. Qui sono tutti salumi che ovviamente fate voi. Parte tutto dal nostro laboratorio che è Sapori della Valdichiana. Trasformiamo tutti i maiali possibilmente nel raggio della Toscana, non ci prodigiamo oltre la Toscana, per dare una certa garanzia del prodotto. La carne è eccezionale, la scelta della carne è fatta con mani esperte che non c'è cioè fuori i salumi che sono favolosi. Paola, allora, Aldo per ora a chiacchiere mi sembra un fenomeno, quasi al pari mio a chiacchiere. Ora vediamo l'aspetto pratico, perché uno viene qua, va giù nella tavernetta e ordina dei taglieri strepitosi. Beh, non vedo l'ora. Senti, come di Maroma, facce sognare, Faccio ok? sognare. Dai. Facce magnà. Ecco, sì. Faccio magnà, faccio cosa. Il Guinness dei primati di Aldo. E questa, ragazzi, è la tavernetta dove potete venire a mangiare taglieri di salumi, eh? Qui è tutto un tagliere di salumi. Senti come sgrosola, Senti come? sgrosola, Voce del verbo sgrosolare. sgrosolare. Allora, questi sono i nostri salumi di Monte San Savino, sono salumi fatti nel nostro laboratorio che è Sapori della Valdichiana. Abbiamo, si parte con il salame, la finocchiona IGP, la brisaola, prosciutto nostro dei maiali semibrado, non è brado questo, è semibrado, che ha 28 mesi di stagionatura. Accompagnato il tutto, c'è anche il capicollo, delle mostarde per mangiarle con il pecorino. Io parto da questo, guarda un po', l'ho adocchiato.
È normale che primo assaggio è il primo savaissimo? È normale se stai da Aldo, certo. È buono, è dolce, è stagionato al punto giusto, nonostante è una stagionatura anche importante, però è morbido, è dolce, è avvolgente, è savaissimo. Lo sai di che sa sto prosciutto? Sa di genuino, sa di paesano e sa di ruspante. Che roba è? La bricioloma è la finocchiona, ma in formato grande, rimane sempre più morbida. Fate come stiamo facendo io e Paola, abbracciate la finocchiona, adorate la finocchiona, assaggiate la finocchiona e poi vedete tanto. Oh ragazzi, ci siamo spazzati via praticamente tutto il tagliere, ma... Michè, ma quale tutto? Io voglio la porchetta. È la porchetta a Rio, la porchetta a Rio. La porchetta di Aldo è famosissima. Famosissima in tutto il mondo. E ora... È vero, ha vinto il Guinness dei primati. Nel 2010 questo signore ha organizzato una manifestazione per fare la porchetta più lunga del mondo, 44 metri, giusto? 45 metri meno 7 centimetri. Ok, ma madonna, era lunga. Quanti maiali hai usato? 67 maiali assemblati, ma era tutto un maiale. E un culo e una testa. Senti, oggi noi ci mangiamo una porchetta un pochino più piccolina, ma la mano è sempre la tua. Sì, sì, la mano. Fantastico, fantastico. La porchetta di Aldo, ragazzi, è famosa in tutta la Toscana. E ora vi spieghiamo il perché e soprattutto la assaggiamo. Già vi vedo che alcuni stanno dicendo: la porchetta migliore se mangia qua, la porchetta migliore se mangia là. La porchetta migliore, secondo me, ragazzi, si mangia dove la trovate buona. Che c'ha di particolare sta porchetta? Innanzitutto è la materia prima. La materia prima sono tutti maiali semibrati, perché noi abbiamo la cottura nei forni a legna. Una volta arrivato a temperatura, si spazza e si mette dentro la porchetta in questi cavelli. Il condimento. Il condimento, beh, lo dico a te, guarda, perché se no... Oh, lo dice solo a me, chiaro? Il condimento, perché noi facciamo sale, pepe, aglio in camicia, fegato e il famoso finocchio. Grazie Aldo, assaggiamola. Ma suona, fammela un po' suonare. Suona. Suona? Suona, suona. Rosticina della porchetta, ragazzi, vediamo se suona. A voglia se suona. Raga, la crosticina della porchetta è qualcosa che ti manda al manicomio. È una roba mostruosa. Per me la crosticina della porchetta è un inno alla vita. È diversa. È porchetta, ma è un'altra storia. Buona col fegato, lo sai. Sembra porchetta fatta col patè. No, vabbè. Hai assaggiato quello al fegato, Michele? Sì, sì. Buonissima. Cioè, un altro pianeta proprio. Eppure il fettone di porchettona ce lo siamo mangiato. Soddisfatta? No, adesso come mi no? Si è aperto lo stomaco e voglio andare a mangiare i primi. Assaggiamo salumi, ragazzi, da nord a sud. Questi hanno una caratteristica, sono molto sinceri, molto tranquilli, molto normali, ma nella loro normalità sono buonissimi. Invece Paola è rimasta sconvolta dalla cosa? Perché, vabbè, vuol dire una cosa che forse... Ah, no, ma io lo so... No, io non lo sapevo... Tra porchetta e fegato, una grande scoperta, ragazzi. Allora, ragazzi, dovete sapere che nel 2019 Aldo ha aperto anche il suo ristorante. Si chiama Qui Ciccia e sta praticamente a 20 metri da dove stavamo prima. Signori e signori, siamo arrivati da Qui Ciccia. E qui, ragazzi, si apre un altro meraviglioso capitolo della storia, della saga di Aldo, perché qua c'è il ristorante vero e proprio. Qui c'è sta la cucina, qui escono dei piatti strepitosi. Allora, Qui Ciccia, che è il ristorante di Aldo, te l'ho segnalato io ed è sulla guida di Braciami Ancora. Allora, ragazzi, Steakhouse e Macelleria d'Italia 2024, ci sono oltre 700 tra macellerie e locali che fanno la ciccia buona. Questa guida, che è un unicum in Italia, che abbiamo contribuito noi di Braciami Ancora a pubblicare ed editare, la trovate su Amazon, da nord a sud, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, isole comprese, ragazzi. Accattatevela. Ora mangiamo però. Veloce panoramica, ragazzi, del ristorante. Al nostro arrivo ci hanno fatto trovare queste. Sbang. Beh, non male, ragazzi. Chianine, certificate, ci sta il timbro. Che dici, Paola, di questi due bei lombi di chianina? Sono belli. Questa è chianina vera, ragazzi. Questo ristorantino è una chicca, c'ha anche il piano superiore. Non è che ha tantissimi coperti, eh.
Per questo mi piace. Sposa qualcuno che sappia cucinare, l'amore passa, la fame no. Allora, io vorrei, come primi, la pappardella al ragù di chianina e poi i pici al sugo di cinta senese. Ho scelto bene. Ottima scelta. Brava, buon gusto. Grazie. Ho scelto bene, visto? Come sempre, Michele. Me l'ha detto pure Aldo. Aldo, ormai siamo in amicizia. La bella fiorentina di Janina. E poi facciamo pure la guancia. La guancia brasata. Esatto. Come no. Bene. Bene, Michele. Siamo soddisfatti, no? Dobbiamo andare bene per forza. Abbiamo deciso noi. Ci siamo, eh? È arrivato il primo. Già il profumo è, purtroppo non mi può arrivare. Questi sono i pici, che è una tipica pasta toscana fatta di acqua e farina e tanto manico, che dà la forma proprio al picio. Amiche, che buona, assaggiala. Quando te mangi sta roba, devi essere orgoglioso di essere italiano. Ce la devi avere proprio dentro nel cuore se te mangi sta meraviglia, ragazzi. Di viva l'Italia, viva la Toscana e viva Aldo. Quanto cazzo son buoni, strepitosi. Ragazzi, sto ragù che hanno fatto col maiale è strepitoso, è nobile, è elegante, è saporito, non è invadente, ti circonda il palato, te lo prende e ti risucchia dentro la sfera del gusto e te fa di, te fa esclamà, proprio dal profondo, mortacci quanto è buono se lo dice Michele, safaissimo se lo dice Paola. È una roba pazzesca. Sti bici erano strepitosi, chi l'ha fatti? I bici? La Ramona. Tu sei Ramona? Io sono Ramona. E il picio è merito tuo? Il picio è merito mio, sì. Brava Ramona. Grazie. Ottimi. Vabbè Ramona, comunque grazie mille, erano strepitosi, buonissimi. Grazie a voi. Brava, brava, complimenti. Il picio lo dovete terminare così, pane che da queste parti è notoriamente senza sale, ricca scarpetta e buon appetito. Quello che ha messo in giro la diceria che la scarpetta non si fa era uno sfigato che stava a dieta, altro che non fare la scarpetta con sta roba, è da codice penale. Pappardelle al ragù di chianina, ragazzi, per la felicità di Paola. Paola mangia e la chianina prova. È buono anche questo, un ragù fatto a mestiere, perfetto, anche la pasta che la fanno loro. Questa storia del ragù di chianina mi piace molto, lo sai. Ma magari Paola, a qualcuno non va il ragù di maiale, vuole sentire un bel ragù di manzo, e questo, ragazzi, è strepitoso, eh. Bella al dente, bella ruspante, bella sincera, senza fronzoli. I posti così mi piacciono. Mi piacciono quei posti dove le pippe mentali non ci sono. Belli, sì, perché tu vieni qua per questo. Ma viva sti posti, ragazzi, viva sti posti. Personalmente preferisco le pappardelle con un ragù di chianina. E però Paola, muovi poco il polso e c'è poco gioco di dita in questa scarpetta. Allora, ragazzi, sta arrivando la guancia. L'ho scelta io personalmente perché ci tenevo a scegliere in un posto dove fanno cucina tradizionale, vera. Ora la trovate nei ristoranti stellati, gourmand e di altissimo livello, ma la guancia è sempre stato un piatto di tradizione che potevi trovare nelle osterie, ora è tutto GBT, però qui vediamo come ce la servono e come sarà. E guancia sia! Vabbè no. Che è successo? Io finisco qua, questo è mio, arrivederci, grazie a tutti, me ne vado. Te ne vai via? No, Michele, dimmi questa cosa. Sto qua apposta. Spettacolare. Io sono del partito che quando si mangia una guancia bisogna avere la consistenza giusta, nel senso non devi fare pla, devi avere la giusta consistenza, la giusta morbidezza e soprattutto la masticabilità. Che ormai siamo abituati alle carni che non si devono manco masticare, ma perché siamo tutti senza denti? Bella la vita quando guido io, eh! Bella la vita quando guido io! Hai ancora spazio per una bistecchina? Anche due. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti! È arrivato il sindaco!
Il sindaco di Monte San Savino! Paola, vieni qua pure te! Dobbiamo essere in due, dobbiamo accerchiare il sindaco! Allora, sindaco, complimenti per il paesino. Grazie. La piazza principale come si chiama? Piazza Camorrini. Tocca che cambiamo, in Piazza Aldo, va bene? Chiamiamo Piazza Aldo, va bene. Ci penseremo, lo porto in giunta la prossima volta. Bravissimo, così mi piace. Però non dipende da me, eh! Amici di Bracimi Ancora! Dite la vostra, facciamo il cambio del nome della piazza? La chiamiamo Piazza Aldo? Come detto che si chiama la piazza? Gamurrini. Oh, Gamurrini sarà stata una bravissima persona, io non l'ho conosciuto, però puoi mettere Piazza Aldo come suona bene. Sei d'accordo? Sì, il rischio dei familiari del Gamurrini che si arrabbiano. Non te votano più. No, non quelli, più nessuno. Ma quelli, ma nessuno, quelli, ah sindaco, Aldo, ma nessuno, se te votano più, sono cazzi tuoi, mica nostri, capito? Mi autorizzi a pubblicare sta roba? Pubblicizzate tutto. Non è che il partito ti caccia, no? Il partito, sono senza partito. Bello, mi piace. Comando da solo, il partito a Monte San Savino è mio. È arrivato il bisteccone! Dai, signori, è arrivato il bisteccone. Oh, Aldo, così mi piaci. Quanto era? 1,8 kg? Sicuramente, meno no. Ragazzi, guardate che opera d'arte meravigliosa. Avete di fronte una fiorentina 100% fiorentina. Perché Paola? Allora, innanzitutto perché è una filetto e controfiletto. Ma finalmente posso dire, questa è la vera fiorentina, perché è la chianina. Quindi filetto e controfiletto di chianina. E tra l'altro questa è anche la più bella, perché è quella che ha il filetto che è quasi paritetico al controfiletto a livello di peso. Fai vedere filetto dov'è? Filetto qui. Sì. Controfiletto qui. Quando il filetto è così tanto grande, gli americani, che gli piace essere ancora più precisi, l'hanno ribattezzata Porterhouse, perché gli americani fanno una doppia distinzione. T-bone, quando il filetto non è così tanto grande, Porterhouse, quando il filetto è così mastodontico. Quindi qua se mangiamo una fiorentina di serie A, grazie ovviamente ad Aldo. Ah, allora ragazzi, la fiorentina mangiamocela insieme, cara Paola, partendo dal filetto, la cui cottura mi sembra giusta. È maledettamente tenera. Più tenera di tante fiorentine che ho mangiato in vita mia. E Paola va col controfiletto, ragazzi. È morbido. È saporita sta carne. Nonostante è chianina, ragazzi, perché la chianina comunque è delicata, come è delicato il sapore, no? È cotta bene. Sì. A volte in Toscana è facile che ti arrivi una carne al sangue, che però al sangue non è, diciamo, leggermente fredda al cuore, invece questa è cotta alla perfezione. Qua abbiamo 55 gradi al cuore. Questa è la carne dei nostri nonni, la carne dei nostri genitori. Questa era la prima carne che gli italiani hanno imparato a conoscere e a mangiare. La chianina, un po' come tutto il ceppo, come la romagnola, la marchigiana, hanno avuto una funzione di spacca ghiaccio, nel senso che hanno contribuito a far conoscere il bisteccone a tutti gli italiani. Poi negli anni 80 sono iniziati ad arrivare gli animali e le carni dall'estero. Poi, ma se oggi noi siamo quello che siamo, se oggi noi apprezziamo e riusciamo ad apprezzare tutte le carni del mondo, lo dobbiamo alla chianina, che è stata il precursore, è stato il Cristoforo Colombo delle bistecche. E se Paola dice così, vuol dire sa fa. Amici di Bracimi Ancora, qual è il monumento più famoso della Toscana? La cupola del Brunelleschi? No. Potremmo dire, anche se non è un monumento, la Venere di Botticelli? No. La Torre di Pisa? No. Ragazzi, il monumento più famoso della Toscana è l'osso AT de na chianina IGP, ragazzi, che qui da Aldo noi ci divoriamo. Per me sto pezzo di osso circondato da ciccia ha lo stesso valore culturale dei monumenti e delle opere d'arte che vi ho citato prima. E sfido qualcuno a dire il contrario. Questa è la chianina più buona degli ultimi 2 anni. Ora che avete conosciuto Aldo, avete visto la sua umanità, la sua passione, la sua professionalità, la sua gioia, il suo godimento nel trasmettere tutto il suo sapore, non è una sorpresa riuscire a mangiare una roba del genere, non è una sorpresa scoprire che le sue bistecche, ragazzi, hanno un sapore
galattico. Signori, adesso Aldo ci taglia una bistecca. Mi sembra di capire che Paola taglio vecchia scuola. Old school, Michele. Ovvero? Ovvero con la mannaia. Che cosa provi ogni volta che tagli una chianina? Ma guarda, mi viene i brividi soltanto a pensarci. Ora, mentre la taglio, ti dico quello che provo. E noi stiamo qua. Allora, questo animale, se penso che è stato nella stalla e alimentato tutto a foraggio per 18 mesi, io me sono preso, me l'ho portato al mattatoio. Ora, mentre lo taglio, taglio questa eccellenza, mi viene i brividi, mi viene, guarda. Io la taglio, faccio, taglio. E voilà! Bellissima! Paola, ma due cantuccini col vinsanto? Dai, due, piccolo sforzo finale. Michele, io ho ordinato il formaggio come dolce. Ma! Signori, ultimo sforzo. E cantuccio con vinsanto sia. Oh, sta in Toscana, se non finisce così pare brutto, no? Bisogna rispettare le tradizioni dei luoghi dove si va. Non è gola, rispettare la tradizione. Questo, ragazzi, è vinsanto vero, non quella robaccia finta che vedanno in giro in Italia, non vedanno in giro a euro. Questo è vinsanto, ragazzi, vero. Maledettamente buono. Ragazzi, esperienza qui da Aldo, terminata con i cantucci e i formaggetti col miele nella tipica tradizione toscana. Posso dire una cosa? Paola, c'hai ragione. Aldo è un gran figo. Sono stato benissimo. Hai visto? Mamma mia, mi devo fidare più di te, lo sai? Te l'avevo detto, Michele. Lo so. Ragazzi, il nostro consiglio è di mettere il navigatore qui a Monte San Savino e venire a trovare Aldo, perché è veramente tanta roba. Ti sei divertita, ti è piaciuto. Ma io lo sapevo, siete cantiti. Sei proprio sicura che vuoi tornare con me a Roma? A Roma sì. E tornerai a fare video con me? Vediamo. Oh, così mi piace. Amici, piacemi ancora. È stato un grande piacere raccontarvi la storia di Aldo, raccontarvi il suo ristorante, raccontarvi la sua macelleria e soprattutto raccontarvi quello che c'ha dentro. Io sono convinto che se ci fossero più Aldo, l'Italia sarebbe un paese migliore. Ci vediamo al prossimo video. Seguite il canale, mettete like, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao. Chissà dove è andata Paola. Sparita. È tornata da Aldo.